Grazie Presidente. Detto francamente, Presidente, io non avevo intenzione di intervenire, però mi hanno stimolato gli interventi dei colleghi in questa discussione. Vedo che c'è una foca disfattista che ovviamente per l'avvicinarsi delle elezioni fa sì che si debba dire che tutto va male, che tutto è pessimo, che tutto è fatto nel modo peggiore possibile. Siamo arrivati un po' veramente addirittura a richiamare le Olimpiadi di non essere all'altezza. Per questo avremmo detto di no quando il Partito Democratico, quando lo disse Monti, che a Roma non si potevano fare le Olimpiadi, osannava Mario Monti per la stessa dichiarazione che abbiamo fatto noi. Vorrei ricordare che la Grecia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso in Grecia del fallimento della Grecia sono state proprio le Olimpiadi di Atene, e tutte le città in cui sono state fatte le Olimpiadi hanno sempre speso quasi il doppio, il triplo di quello che era programmato, che avrebbero gravato i suoi conti disastrati che ci hanno lasciato. E dunque è stata un'operazione assolutamente saggia quella di non dare l'assenso alle Olimpiadi in quel momento e pensare prima a rimettere i conti in ordine, come ha fatto l'assessore Lemmetti. Lemmetti ha fatto un lavoro straordinario sui conti in questi anni. Detto francamente, cioè, sentir dire che le società AMA e ATAC verranno lasciate alle consiliature future e che dovranno ripianare i disastri, cioè, fa venire quasi un brivido sulla schiena. Il disastro è quello che abbiamo trovato con 1.300.000.000 di debiti di ATAC, dove una società, l'ho detto già altre volte, praticamente era fallita, fallita. L'abbiamo trovata al massaggio cardiaco, abbiamo dovuto fare ad una società come ATAC. Ebbene, l'abbiamo rimessa in sesto con il concordato preventivo in continuità, e nonostante con questi ordini abbiamo iniziato ad assumere. Ci sono state 600 assunzioni tra autisti e meccanici, stiamo acquistando autobus. Credo che forse l'ultimo autobus acquistato da una consiliatura precedente risaleva 10 anni prima di quando eravamo arrivati noi. Ebbene, noi in 5 anni ne lasciamo 900 nuovi, 900 sui 1.400 che escono tutti i giorni. Ci scuseranno le opposizioni se non abbiamo potuto fare di più per i conti disastrati che abbiamo trovato. Però ATAC l'abbiamo risanata, come abbiamo messo 256 milioni per ripianare i conti non in ordine dei bilanci precedenti che abbiamo trovato per quanto riguarda AMA. Abbiamo fatto un consiglio straordinario dove, scusate, un consiglio su AMA, sul il piano di risanamento AMA, dove abbiamo messo 600 milioni non più di un mese fa, oltre altri 100 milioni che sono stati messi a settembre, dunque 700 milioni per mantenere queste società pubbliche, come abbiamo sempre detto, e rilanciate nei loro servizi. Non tutto va alla perfezione, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda le varie società, su ATAC tante cose stanno andando per il verso giusto, su AMA si fa un po' più di fatica, anche perché il lungo periodo che abbiamo messo per rimettere in ordine questi conti, il lavoro straordinario che è stato fatto sui conti e che ha portato poi all'approvazione dei bilanci 17, 18, 19, in praticamente un mese fa, ha fatto sì che abbia anche un po' rallentato la messa in ordine anche del servizio che viene offerto alla città, con tutte le difficoltà che ci sono poi sui rifiuti e quelle che abbiamo incontrato nel corso di questi anni, dall'incendio del Salario. Adesso non vorrei rientrare in tutti i temi specifici su cui abbiamo parlato spesso anche nei nostri consigli. Abbiamo parlato anche. Ho sentito che si è parlato anche dei cimiteri. Ricordo il Consiglio straordinario dei cimiteri, dove è stata ipercitata la memoria di giunta dell'11 agosto 2017,
lodata dalle opposizioni, dove dicevano: ma che lavoro straordinario che avete fatto in quella memoria di giunta con l'analisi del rilancio dei cimiteri, ma non l'avete messa in atto, voi dicevate. Peccato che non era così, perché in realtà non solo era stato fatto un lavoro straordinario di analisi di quello che bisognava fare nei cimiteri, ma erano stati messi anche i tempi di realizzazione per l'inversione di rotta, e i tempi più brevi erano 5 anni, ovvero 2022, che sono i tempi per poter fare le 3 linee di forni crematori in più, oltre le 6 che sono in attivo adesso. E siamo nei tempi nella realizzazione di queste 3 linee, e anche i cimiteri nuovi che ci hanno attaccato i giornali dicendo: ah, la sindaca Raggi non sa che ha firmato, ha votato una memoria di giunta dove doveva fare i cimiteri nuovi. Sì, ma diceva in 10 anni, che approvata nel 2017 sarebbero si devono fare entro il 2027. Per cui, detto francamente, i problemi ci sono, cioè non si sta negando che ci sono stati dei problemi, e ci mancherebbe, ci sono dei problemi soprattutto nei cimiteri strutturali, che si sta impostando un lavoro che ha bisogno di tempo per rimetterlo in atto, però il momento di difficoltà dovuto alla pandemia, all'aumento della mortalità nel corso di pochi mesi del 30% solo nel mese di novembre, del 63%, ha fatto anche il resto. È ovvio che ci sono state delle criticità, e poi siamo andati a toccare, lo dico, insomma, il dolore delle persone, che è una cosa oggettivamente fastidiosa. Allora io ritengo che questa analisi così devastata dei risultati di Roma Capitale sia un'analisi non vera, dove ci sono dei buoni risultati ottenuti da questa amministrazione. Su altro forse dovremmo fare anche un po' di più, ma abbiamo risanato i conti di questa città, che rilasceremo nelle condizioni migliori di quelle che ce l'hanno lasciata, e saremo gli unici a aver fatto questo lavoro. Per cui io ripeto, ringrazio l'assessore, che su questo ha fatto un lavoro oggettivamente molto certosino, e ritengo che comunque l'analisi generale è ben diversa di quella che stanno facendo le opposizioni. Grazie Presidente.